Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Tony Gamer 17. Ragazzi, siamo qui su Frostborn, un nuovo gioco della Kefir. Vabbè, a parte Last Day on Earth, direi che questo gioco ha molte più cose, quindi è molto molto bello, quindi attira molto. E quindi non ho fatto altro che farmare, farmare, ho visto che il ferro, i chiodi, i rottami, ad esempio, dove sono? Ecco, come potete vedere, i rottami di ferro su Last Day on Earth non sono proprio come questi, però qua sopra sono come una lama spezzata. Allora, oggi faremo un piccolo tutorial su come farmare e come far ferro nella fornace. Allora, so che il legno, la pietra, ad esempio con un'accetta riesci a fare 50 alberi, ma 80 alberi, ma parecchi. E quindi ho pensato di usare il legno normale come combustibile. Ora non ho un altro pezzo di minerale, quindi vi spiegherò soltanto che cosa dovete fare. Ecco, come potete vedere, proprio identico come Last Day on Earth. Vabbè, questo gioco è stato fatto dagli stessi sviluppatori. Quindi, qui abbiamo quattro rottami di ferro che dobbiamo trasformarli in un lingotto di ferro. E qui non so, asta di stagno. Lo trasformi in lingotto di stagno. Mai sentito, veramente. Su Last Day on Earth non lo so se esiste. Non saprei. Quindi, vi consiglio veramente di farmare un mucchio di legna. Lo so che il carbone è molto utile, però il legno è più efficace. Sì, molto più utile. Quindi buttate via questo falò, se volete buttatelo via. Identico a Last Day. Già. Ok ragazzi, il video finisce qua, sì lo so, è un breve video, ma di che cosa dobbiamo parlare? Del ferro, dai, è una cosa banale, una cosa per i principianti, quindi non ci vuole niente a fare il ferro. Quindi, signori, ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo video.